fare un festival internazionale in 5 mesi è una bella impresa. Ecco, se ci siamo riusciti è grazie naturalmente alla squadra straordinaria della Festa del Cinema, sono grandi professionisti appassionati e poi grazie alle istituzioni. Quindi voglio ringraziare i soci fondatori, il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, Roma Capitale, Cinecittà S.p.A., la Camera di Commercio di Roma e la Fondazione Musica per Roma. E voglio ringraziare per essere qui questa mattina con noi, per aver deciso di esserci vicini in questo momento di presentazione della festa, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, l'assessore alla cultura Miguel Gotor, la presidente di Cinecittà Chiara Sbaringia, l'amministratore delegato Nicola Meccanico, il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, la presidente della Fondazione Musica per Roma Claudia Mazzola, l'amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma Daniela Titteri, Giovanna Pugliese, la responsabile del cinema per la Regione Lazio, e poi Laura Delicoli, a cui va il mio ulteriore ringraziamento perché mi ha lasciato una presidenza di una fondazione in perfetto stato di salute. Grazie Laura anche per essere rimasta nel CDA, non era una scelta scontata, era una scelta che ho molto 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 apprezzato. E poi grazie a Valerio Toniolo, membro del CDA, della Fondazione Cinema per Roma, poi è presente tutto il collegio sindacale e mi è sembrato di intravedere prima il presidente dell'ANICA Francesco Rutelli e poi come non ringraziare Piera De Tassis che con la Festa del Cinema di Roma ha avuto una bellissima oltre alle istituzioni devo ringraziare gli sponsor. Non è mai scontato in anni così difficili come questi, quindi voglio ringraziare il nostro main partner PNL BNP Paribas che porterà nelle nostre sale ospiti importanti e quest'anno ha deciso di sostenere il premio all'opera prima dimostrando di essere al nostro fianco nel promuovere il cinema nuovo ed emergente. Poi ACEA che è uno storico partner che sostiene nel diffondere la festa nelle sale della città, Lexus che ha confermato l'impegno nel mondo del cinema e ci accompagna con le sue auto ecologiche, Terna, azienda sempre attenta alle arti in tutte le sue forme, e poi Ferrovie dello Stato per il secondo anno sponsor ufficiale, supporta il premio attribuito dal pubblico al film più amato, incentivando il voto attraverso premi per chi vota. Inoltre la comunicazione della festa viaggia in questi giorni sui canali di Ferrovie Italiane diffusi in tutto il paese. Poi grazie al nostro main media partner storico, la RAI con Rai Movie TV, la TV ufficiale della festa, e Rai 2 che è la radio ufficiale. E poi grazie a tutte le altre aziende nazionali e internazionali che non posso citare in questa introduzione ma che contribuiscono in maniera decisiva alla riuscita della nostra manifestazione. Allora, vi dicevo, fare un festival internazionale in 5 mesi, insomma, è qualcosa di estremamente complicato, quindi voglio chiudere questi ringraziamenti ringraziando Paola Malanga per la passione. Per la competenza e per la tenacia, ecco, la tenacia Paola che ti ha contraddistinto ogni giorno di questi 5 mesi. Abbiamo cercato di dare riconoscibilità nel panorama internazionale dei festival alla nostra festa. In tempi record l'abbiamo ottenuto dalla FIAF, l'organismo internazionale che riunisce la maggior parte dei grandi festival del mondo, di poter introdurre un concorso guidati da una stella polare molto, molto semplice. La festa del Cinema di Roma non è Cannes, non è Venezia, non è Berlino. Dunque che cosa siamo? Siamo un festival
plurale, siamo un festival internazionale, ma siamo anche una grande festa di una città unica come Roma, una delle poche città del cinema nel mondo. E il nome del nostro concorso ha un titolo assolutamente eloquente, si chiama Progressive Cinema, cioè siamo andati a cercare, Paola e il comitato sono andati a cercare quel cinema indipendente, internazionale, quei nuovi autori che forse domani saranno i prescelti dei concorsi di Venezia, di Cannes e di Berlino. Nello stesso tempo è un festival che offre attraverso la sezione Grand Public un cinema più popolare, capace di emozionare un pubblico più largo e chissà se siamo fortunati, magari tra i film del Grand Public c'è anche quello che vincerà il premio Oscar del prossimo anno, poi ci saranno i film che illumineranno la stagione che è appena cominciata. E poi c'è una sezione di ricerca nella quale convivono i film d'arte, l'ultima opera di Paladino, ma anche le serie, la sezione freestyle. E poi abbiamo, credo, trasformato un punto di debolezza, forse, della festa, il fatto di giungere alla fine dell'anno, quando tutti i film sono già stati presentati. Beh, abbiamo creato una sezione che si chiama Best Of, che mostrerà i film che abbiamo visto nei festival dal Sundance a San Sebastian e che ci hanno fatto innamorare e che non sono ancora usciti nelle sale italiane. Un festival non solo di proiezioni, anche di incontri, con la sezione Absolute Beginners, la sezione Vaso Doble, che è un'invenzione formidabile della nostra diabolica Paola, che mette un Vaso Doble mette assieme due artisti che dialogano, due o più artisti che dialogano tra loro, però davanti a un pubblico, quindi saranno delle vere e proprie performance irripetibili. E poi faremo anche una striscia quotidiana in collaborazione con l'Anica, in cui i professionisti del settore parleranno dello stato di salute e di come immaginano il futuro del cinema italiano, che vive un momento assolutamente unico. E poi c'è il passato del cinema, ci sono i nuovi restauri, c'è una grande retrospettiva dedicata a Paul Newman e Joan Woodward, che in qualche modo ci è stata suggerita da un grande autore contemporaneo, Nathan Hawke, attore, artista, presente come attore anche nella selezione ufficiale del festival, che ha avuto l'umiltà di calarsi nelle carte di Paul Newman e di restituirci quella che secondo me è una delle più luminose lezioni sulla storia del cinema mai realizzate, questo documentario fluviale di 6 ore in cui Ethan Hawke ripercorre assieme ai grandi del cinema americano la carriera dell'ultima star del cinema. È una festa che è in dialogo con la città che la ospita, che da sempre è la capitale del cinema italiano, che è una grande capitale del cinema internazionale. Saremo all'Auditorium, ma saremo anche al Maxi, saremo anche alla Casa del Cinema, che ospiterà tutte le sezioni dedicate alla storia del cinema. Saremo a Giulio Cesare, che replicherà tutti i film del programma. E poi una cosa di cui siamo molto fieri: Roma è famosa nel mondo per una sala che è il Sacher, la sala di un grande regista di Roma, Nanni Moretti, che ha accettato di scegliere di fare il suo programma, scegliendo alcuni film della Festa del Cinema che saranno replicati al Sacher, quindi Festa del Cinema secondo Nanni Moretti. E poi saremo ancora, grazie alla collaborazione con la Lazio, in 15 sale della città, quindi in tutto, poi ci sarà lo spazio scene, in tutto sono 28 schermi, non sono i 60 schermi della Berlinale, però in 5 mesi non è poco, per mostrare i 130 film di quest'anno. E poi vi dico una cosa di cui sono molto fiero: ci saranno tanti giorni, naturalmente il festival ha tanti film sull'esordio e sull'inizio di una passione, su quel momento in cui la passione diventa un lavoro, diventa il tuo lavoro, diventa la tua vita,
E sono molto fiero dell'accordo che abbiamo fatto col Centro Sperimentale di Cinematografia, che per i 10 giorni del festival trasformerà l'anno accademico, sospenderà l'anno accademico, perché l'anno accademico sarà per gli studenti venire alla Festa del Cinema. Bravo! E tra l'altro faranno anche le riprese di tutti gli incontri, quindi costruendo la memoria della festa. Quindi un festival plurale, diffuso, ampio, una festa per tutti, e soprattutto per tutti coloro che pensano che il cinema sia un'arte del presente e del futuro. E mi piace immaginare che la Festa del Cinema di quest'anno contribuisca sia quel momento in cui riparte la riscossa del cinema in sala. Siamo qui in una sala, non abbiamo più le mascherine, non siamo più mascherati, non abbiamo più paura di ammalarci, siamo pronti per affrontare una fantastica stagione cinematografica. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, ci eravamo lasciati a giugno con il disegno di una festa, festival, a cui in questi 5 mesi abbiamo cercato di dare colore. E prima di addentrarmi nei dettagli, volevo darvi qualche punto, diciamo, qualche elemento, spunto di orientamento all'interno di una selezione abbastanza ampia. Ci siamo resi conto, allora, naturalmente partiamo dal presupposto che la festa, i festival in generale si fanno con i film che si rendono disponibili. All'interno di questi si opera una selezione, si prosegue e soltanto un po' alla fine ci si rende conto di qualcosa che magari durante il percorso non era così evidente, e ve la voglio restituire. Sto per presentare una festa che respira l'aria del tempo, l'aria presente, il tempo in cui viviamo e in cui sono evidenti ancora, ad esempio, i segni dell'esperienza di oltre 2 anni di lockdown, di Covid. Troverete in varie sezioni, declinate in modo completamente diverso, questo fil rouge. Troverete anche l'Ucraina, e non con gli instant movie in realtà, tranne in un caso, e quindi che riguarda la guerra in corso, ma con 2 film che erano stati progettati e realizzati prima. Troverete anche una sorta di memoria aumentata, probabilmente per effetto appunto del lockdown, e quindi tanti elementi autobiografici che riemergono negli autori di età più diverse e soprattutto in coloro in cui i ricordi personali più vivi sono quelli che hanno incontrato ad un certo punto delle loro vite la storia con la S maiuscola. Quindi un altro fil rouge di questa festa saranno i fantasmi di un secolo che è stato archiviato come breve, ma che è stato evidentemente così traumatico che stenta a terminare. Poi avremo anche del cinema di genere, in particolare 2 generi che si presentano rinnovati, e sono il western e la commedia romantica. Troverete una presenza femminile diffusa, e voglio dirvi che solo alla fine ci siamo accorti che nei 16 titoli del concorso 7 sono diretti da donne, è quasi il 50%, è qualcosa che non abbiamo fatto di proposito, che neanche potevamo prevedere e che però ci ha riempito di felicità, perché è un risultato che è quello che ci auguriamo sempre. Troverete molto cinema italiano, e questo è voluto, è meritato ed è un segno di
io credo, di grande vitalità, cioè noi siamo, come diceva anche il Presidente, alla fine di fatto di una stagione cinematografica anche festivaliera. Abbiamo avuto film italiani a Berlino, a Cannes, a Venezia, a Locarno, i principali festival, e ce ne sono molti anche a Roma, e questo è un po', io penso, che renderci contenti. E ci sarà un cinema italiano al plurale, quindi con una varietà di proposte che vanno da quella proprio più di ricerca per i cosiddetti festival goers a quelli invece proprio più popolari, per un pubblico che magari non è più tornato in sala dopo il lockdown e che magari prima andava solo due volte all'anno. Quello che ci piacerebbe è che gli spettatori della festa, che ci auguriamo numerosi, possano ciascuno trovare almeno un film, portare a casa un film, e che questo film, come dire, possa essere il primo di un ritorno in sala. Adesso cominciamo ad addentrarci appunto nei dettagli. L'apertura la conoscete, è il Colibrì di Francesca Archicucci. Era qualche anno che la Festa di Roma non arriva con un film italiano. Siamo assolutamente felici, avremo un bellissimo tappeto rosso, grazie al coraggio di Francesca, che ha affrontato un romanzo impegnativo sotto tutti i punti di vista, perché ha venduto oltre 300.000 copie, quindi insomma c'è una certa aspettativa. Saranno tutti con noi, anche Marco Migoni, che ci farà anche una sorpresa. E la serata di apertura vedrà anche la presenza di un signore che, classe 1928, verrà a ritirare il premio alla carriera. Oggi annuncerò solo questo, il premio alla carriera, ed è James Ivory. Noi presentiamo il suo ultimo film straordinario, si intitola A Cooler Climate, è un documentario autobiografico che parte dal ritrovamento di alcune bobine che girò fino agli 50 in Afghanistan. Dopo la scuola di cinema partì da solo e da lì ha ricostruito insieme al suo montatore una parte non solo della sua vita prima di diventare James Ivory che conosciamo, perché il film si chiude con l'incontro con Merchant, ma anche di farci vedere l'Afghanistan prima dell'Afghanistan che abbiamo conosciuto tutti noi, di fatto ancora immerso nell'atmosfera del 1500. La serata di apertura avrà anche un grande omaggio da parte di Gianluigi Toccafondo, è un corto, un grande omaggio a un grandissimo italiano che è Luciano Pavarotti, e quindi così partirà la festa del cinema di Roma. Adesso partiamo dal concorso, che è la novità, diciamo, nel senso rispetto agli ultimi anni. Concorso Progressive Cinema, sono 16 titoli, senza distinzioni di finzioni di documentari. Rigorosamente in ordine alfabetico, il primo titolo è Alam. Allora, questo sarà veramente un viaggio così, un po' in tutto il mondo e anche in diversi periodi. Alam, siamo in una scuola superiore palestinese, è un'opera prima che ci fa conoscere una nuova generazione di arabo-israeliani, cioè di palestinesi nati e cresciuti in Israele, che solitamente è trascurata dai media perché cerca di resistere senza ricorrere alla logica della violenza. Alam significa bandiera, e la bandiera sarà l'elemento fondamentale di questo film.
Passiamo invece a Cuba. Cuba 1971, e il caso Padilla è l'unico documentario presente in concorso. Eberto Padilla è un poeta e scrittore che nel 1971 fece una ritrattazione della propria opera davanti agli intellettuali e agli amici dell'Unione degli Scrittori. È un materiale che è uscito, è riemerso da un archivio governativo dopo 50 anni, è un materiale assolutamente straordinario che non è solo un documento di cronaca, ma è soprattutto un film di una tensione incredibile e di un crescendo shakespeariano. Abbiamo poi Causeway. Causeway è il primo film prodotto da Jennifer Lawrence, che è anche la protagonista. È un esordio alla regia di una regista teatrale importante sulla scena newyorkese. E qui siamo oggi in America. Jennifer Lawrence è una reduce di guerra dall'Afghanistan, ovviamente con un post-trauma importante. E troverete una Jennifer Lawrence dell'inizio, diciamo, della sua carriera, quando già era assolutamente straordinaria nelle sue capacità recitative. Abbiamo il primo film in concorso, è La cura di Francesco Paterno. Qui invece siamo a Napoli durante il lockdown, il primo lockdown, in cui un gruppo, regista, una troupe, eccetera, sta girando La peste. La peste di Camus, naturalmente il grande romanzo, i grandi romanzi del Novecento, acquista un'evidenza straordinaria in un contesto che è drammaticamente reale, ed è quello che tutti conosciamo. Passiamo invece all'inizio del Novecento, nelle valli svizzere, con Fudra, e un'altra opera prima di una regista appunto svizzera. Una protagonista, una giovane protagonista, che è destinata a diventare suora, stata per eliminare il noviziato, viene invece richiamata perché in famiglia, perché la sorella viene a mancare e deve occuparsi dei nipoti che in realtà non conosce, e quindi scoprire, diciamo, non solo la sua vocazione di madre che non aveva mai messo in conto, ma anche una vita completamente diversa rispetto a quella a cui si stava preparando. Dalla Svizzera del Novecento passiamo invece all'Algeria. Oggi è l'opera seconda di Mounia Uria, scusate questo è il titolo, forse la ricorderete per l'esordio che è Papiccia. È un film popolare, e riconoscerete due canzoni italiane popolarissime, Felicità e Gloria, non dico altro, e Sofisticato al tempo stesso. È un film che ha anche una metafora dell'Algeria e soprattutto delle donne algerine. La protagonista è una ballerina che ad un certo punto, pur menomata, non smetterà di ballare, quindi insomma, dance, 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 direbbe Haruki Murakami. In a Land That No Longer Exists è invece un film tedesco che ci porta nella Berlino Est del 1988 e che termina tre mesi prima della caduta del muro. E anche questa è una storia autobiografica, e la protagonista è una ragazza che viene, diciamo,
poi espulsa dalla scuola, si trova a lavorare in una fabbrica, ma viene notata da un fotografo di moda e finisce su quello che era il Vogue della Germania, della Berlino Est, cioè la rivista Sibylle. E da lì succedono varie cose. January invece è dopo la caduta del muro, siamo a Riga nel 1991, di un film anche questo che ha degli elementi naturalmente autobiografici. Il protagonista e i suoi amici sono degli aspiranti filmmaker che, diciamo, se la vedi, se la dibattono tra Jarmusch, Bergman, Tarkovsky, se non che la storia e i carri armati sovietici danno una svolta alla macchina, alla loro macchina da presa. Johnson invece è un film ungherese, scusate, coreano del sud, anche questa è un'opera prima, è un film contemporaneo e affronta la storia di una operaia di mezza età che si avventura malamente in quello che è il mondo del digitale e rimane un vittima di una forma di cyberbullismo che è uno dei temi ai noi più attuali. The Hotel, abbiamo due film di concorso che si svolgono in un hotel, questo è il primo ed è legato anche questo al lockdown. The Hotel è un film di uno dei registi di spicco della cosiddetta sesta generazione, che nel 2020 stava trascorrendo il Capodanno cinese in Thailandia insieme ad amici artisti e rimane bloccato in due settimane gira questo film con una potenza, devo dire, un'energia assolutamente straordinaria ed è un film che, visto oggi, la pandemia ci sembra fortunatamente un po' alle spalle, ma insomma gli interrogativi che ha aperto rimangono e sicuramente The Hotel vi saprà dire qualcosa. I morti rimangono con la bocca aperta è il secondo film italiano in concorso di Fabrizio Ferraro, che è un autore molto sperimentale. Qui siamo sull'Appennino centrale, 1944, quindi quattro partigiani, sono i momenti anche morti della guerra. Fabrizio Ferrari, più noto all'estero che non in Italia, ci sembrava invece giusto collocarlo in un concorso e porlo all'attenzione anche italiana. Ramona invece è una commedia, è una commedia spagnola dove Madrid è come Manhattan e quindi abbiamo una aspirante attrice trentenne, molte chiacchiere, riconoscerete sicuramente dei monologhi e questa attrice nel film, nella realtà, è una nota cantautrice in Spagna, il suo nome è Lourdes Hernández, ma il suo pseudonimo è Russian Red. Con Raymond Del Rey andiamo invece negli Stati Uniti, Ethan Hawke e Ewan McGregor sono due fratellastri che si ritrovano in occasione del funerale di un padre non amato, il regista è Rodrigo Garcia, il produttore è Alfonso Cuarón. Ci sono vari generi che si mescolano con grande maestria e godibilità, da road movie alla commedia. E Sanctuary è invece il secondo americano, e oggi è il secondo film che si svolge in un hotel. Ma qui siamo in un hotel di lusso e i due protagonisti, una è una escort dominatrix e l'altro suo facoltoso cliente.
e anche qui nel corso del film generi vari si alternano fino a un finale assolutamente imprevedibile. Stettel, noterete subito che manca la vocale, la E, nel titolo scoprirete perché Stettel in Yiddish è una piccola città, un villaggio abitato in prevalenza assoluta da popolazione ebraica, era molto diffuso nell'Europa orientale fino all'invasione nazista. Non esiste più uno Stettel intatto da allora. E questo film è stato uno sforzo produttivo molto importante per l'Ucraina. Si svolge appunto in uno Stettel 1941, in uno Stettel ucraino al confine con la Polonia, dove anche qui un giovane che lavora nel mondo del cinema ad Odessa torna nel suo paese ed è un racconto di che cosa succede il giorno prima dell'invasione nazista. Voglio vedo qualche parola in più. Lo Stettel è stato ricostruito a 60 km da Kiev con l'intenzione da parte dei produttori di lasciarlo come museo una volta terminato il film. Tutto questo accadeva prima naturalmente dello scoppio della guerra e quindi non c'è più neanche questo Stettel. Ultimo film in concorso è La Tour, il cui di Guillaume Miquelon, è un film francese, il titolo internazionale più esplicativo è Lockdown Tower. Questa è una variazione distopica di genere, appunto di un'esperienza, come quella che abbiamo vissuto tutti. Quindi questo condominio di periferia, dove non si parla di Covid, ma da cui non si può uscire, succedono tutta una serie di cose, diciamo, abbastanza estreme. È un film tra Ballard, condominio e Quebec. E questi sono i 16 film in concorso. Allora, un po' velocemente, mi rendo conto che il tempo corre, però freestyle, come avevo annunciato, è una sezione diciamo libera dove troverete le cose più diverse, anche in termini di formato e se vogliamo anche più eccentriche. Troverete anche il dialogo che il cinema costantemente ha con le altre arti, che vogliamo sottolineare, vogliamo che esista. E allora, sempre in ordine alfabetico, i numeri vengono prima di tutto, 75 di Jacopo Quadri è la Biennale 1975 diretta da Rogoni. Momento in cui sembrava che il teatro non potesse fare la rivoluzione e cambiare il mondo, tutti gli appassionati di teatro troveranno veramente dei personaggi assolutamente straordinari. Bassifondi è l'esordio alla regia di Francesco Pividori, meglio conosciuto forse con il suo pseudonimo artistico che è Trash Secco. Ha fatto il videomaker anche per, faceva parte del collettivo Quarto Blocco Roma, ha fatto il videomaker anche per Achille Lauro, è un film scritto dai fratelli di Innocenzo. I protagonisti sono due senza tetto lungo il Tevere, nei bassifondi di questa città. C'è molta arte perché è un artista, Francesco Pividori. È un viaggio visionario e questa coppia è una coppia anche becchettiana. Un vero freestyle che vi sorprenderà. La California
ci porta invece tra la Via Miglia e West, la California, e quel lembo di pianura lampadana che appunto si muove, no? Come sappiamo, dalla musica. E anche questo film è sospeso tra il noir e la commedia, è scritto dalla stessa regista che è anche una scrittrice, Cinzia Bomoli, insieme a Piera degli Sposti, che vuole registrare la sua voce narrante, che è rimasta, è l'ultima cosa che ci rimane di Piera degli Sposti. Beh, un applauso per lei. Troverete un film eccentrico, nel senso migliore del termine, e troverete un cast eccentrico in questo film. Daniel Pennac, ho visto Maradona, anche Daniel Pennac è rimasto folgorato da grande Diego, che in realtà non che non lo conoscesse prima, ma alla morte di Maradona ha visto i suoi collaboratori talmente devastati da voler venire a Napoli, indagare un po' meglio appunto la figura di Diego e la ragione di una partecipazione popolare così straordinaria al momento della sua scomparsa, e lo fa a modo suo. E vedrete che anche Diego Maradona entrerà nella tribù, se vogliamo dire così, di Pennac, cioè è un personaggio perfetto, è un capo espiatorio, quindi ciascuno ha il suo Diego Maradona, anche Dario Pennac. Dario Fo, l'ultimo mistero buffo, è diretto da Gianluca Rame, Franca. Voglio ricordarvi che quest'anno sono i 25 anni del premio Nobel Dario Fo, e che Dario Fo ci ha lasciati il 13 ottobre, che è il giorno in cui comincia la festa di Roma, e quindi troverete tanto, tanto su di lui. Train to See è Three Women and the World, scusate non so il tedesco, è un documentario straordinario, ricchissimo di materiale mai visto, diretto da una regista tedesca, e sono tre capitoli, sono le prime tre donne fotoreporter di guerra ufficiali sul fronte appunto europeo. Martha Geller, che qualcuno saprà che è stata la moglie di Ernest Hemingway, Margaret Burker White e Lee Miller, che era legata all'avanguardia, era stata anche la compagna di Mary. Sono tre vite parallele, tre sguardi femminili che hanno cambiato non poco la percezione storica proprio sulla Seconda Guerra Mondiale. La Divina Commedia. Mimmo Paladino, dopo 16 anni dopo il Don Chisciotte, in occasione del centenario dantesco, compone un film letteralmente fantasmagorico, e quindi insieme a Dante c'è anche la grandissima tradizione napoletana del presepe. È un film del presepe Edoardo compreso, insomma. Quindi ci sono delle partecipazioni assolutamente straordinarie: Toni Peppe Servillo, Francesco De Gregori, Nino D'Angelo, con la complicità di suo sceneggiatore, in questo caso Maurizio Barucci, vi riserverà delle grandi sorprese. Freestyle è anche la sezione in cui abbiamo collocato le proposte seriali, che sono molto, molto diverse tra di loro. La prima è Giorgio del Presidente, The Last Movie Star di Ethan Hawke. Adesso invece arriviamo alla la prima mondiale di Django attesissimo, Francesca Comencini alla regia,
trago un personaggio, grazie a Corbucci, assolutamente mitico. E c'è un cast internazionale notevole, da Numira Paz, Mattia Schonertz, Nicola Spino. È il primo dei due appuntamenti con il western che rileggono oggi appunto questo genere che non tramonta mai, no? come sappiamo, ogni lunedì anche su Removie, appunto, che è il nostro channel ufficiale, cioè un appuntamento con il western particolarmente amato quindi nel nostro paese. Proseguiamo con invece due grandi fotografi, Enrico Cattaneo con Rumore Bianco. Enrico Cattaneo ha iniziato con il reportage e poi diventò il cattore attraverso appunto il suo occhio, il suo obiettivo a Milano, degli artisti dell'arte povera, e diventò poi artista a sua volta. Il secondo poi arriverà dopo perché sono in ordine alfabetico e qui proprio siamo a Roma, Roma, Roma. Ergol de Turuni era Bono. Non abbiamo potuto fare a meno da non romani, non abbiamo potuto, no, c'è anche qualche romano nel comitato di selezione, insomma, non ho resistito perché è una follia che dura da 40 anni. E appena ho provato, ho fatto un'indagine, appena pronunciavo il nome di Turone, il gol di Turone era come dire apriti sesamo, riuscivo a fare amicizia con chiunque, ho detto vabbè, lo devo prendere questo film, questo documentario alla festa e ovviamente sarà una domenica in piano, no? Ecco. Jane Campion, La Femme Cinéma, è un documentario straordinario dedicato alla regista che per prima ha vinto la Palma d'Oro, ha vinto poi due Oscar, Julie Bertuccelli, colei che si è dedicata e di fatto è un ritratto che in realtà è un autoritratto perché Bertuccelli riesce a rendersi invisibile e far parlare direttamente questa donna che è l'emblema del freestyle. Avevo detto ci sarà molta musica e in effetti c'è, sparsa in tutte le sezioni. Jet Set è un documentario su dei jazzisti romani che hanno collaborato con più grandi cantautori della storia della nostra musica e ci riserveranno oltre alla proiezione anche una bella sorpresa. Life is not a game è Laika, la street artist che conosciamo bene qui a Roma, dimenticabile, no? Il suo abbraccio tra Giulio Regeni e Patrick Zacchi, e anche questo è un appuntamento con una realtà che poi in realtà è internazionale, ma insomma della città in cui viviamo e non potevamo non invitarlo alla nostra festa. Lola è un film, c'è un'opera prima molto eccentrica, è fatto un mockumentary, cioè è tutto finto, ma è tutto vero, è completamente surreale. Alla fine degli anni 30, inizio anni 40, quindi in piena seconda guerra mondiale, due sorelle, di cui una è più portata per la regia e l'altra invece è un ingegnere pazzo, inventano una macchina del tempo che è capace di captare le onde radio del futuro. Quindi riescono ad arrivare velocemente negli anni 60, negli anni 70, cioè il rock and roll, David Bowie, e poi però tornano indietro perché c'è la seconda guerra mondiale e il rischio che vada a finire male fa in modo appunto che diciamo,
il meglio può aspettare. È una commedia completamente distopica, anche spionistica, vi incuriosiranno un poco. La musica, abbiamo detto, Louis Armstrong, Black and Blues di Sasha Jenkins, è un documentario assolutamente straordinario che Jenkins ha costruito. Non c'è nessuna intervista, ha costruito attraverso, recuperando i diari audio di Louis Armstrong e una serie incredibile di filmati d'archivio. È prodotto da Ron Howard e Brian Grazer, e per dirlo. Lynch Oz è un film saggio in cui, sapete che Il Mago di Oz è un po' un film fondamentale nell'immaginario americano. Salman Rushdie gli ha dedicato un libretto molto molto interessante. Alex Agrofilip esplora il Mago di Oz all'interno della filmografia di David Lynch, e quindi è un viaggio visivamente straordinario, perché ci sono anche tutti i film di Lynch, ma è un viaggio sia nel cinema di Lynch che anche, appunto, come vi dicevo, nelle paure e nei sogni dell'immaginario americano. Abbiamo poi Il Maledetto di Giulio Base, che è una tragedia shakespeariana, criminale shakespeariana, in terre di Puglia. Quest'anno la Puglia, come abbiamo visto anche a Venezia, va così, e quindi è la storia di una ascesa e di una caduta forte. Enrico Cattaneo, il fotografo di cui parlavo prima, va in compagnia di Nino Migliori. Enrico Cattaneo purtroppo è scomparso, Nino Migliori invece, classe 1926, ha spostato l'inaugurazione di una mostra per venire qui da noi. È uno dei fotografi più importanti della storia della fotografia del nostro paese. Non solo, forse avete in mente Il Tuffatore, sicuramente è una fotografia che avrete visto, e anche qui Elisabetta Sgarbi lo racconta insieme a lui in una stanza, perché siamo anche qui in una situazione, diciamo, di costrizione dovuta alla pandemia. La pazza del futuro racconta invece di una artista italo-americana che era stata in Nicaragua ai tempi della rivoluzione sandinista, quindi negli anni 80, e aveva realizzato con dei bambini, dei ragazzi, un murales. L'hanno richiamata 25 anni dopo per restaurare quel murales, e quindi questo è il documentario di Francesco Clerici e di Luca Previtali, che racconta 25 anni dopo quella esperienza, anche questa molto forte in termini di sogno e di utopia. Quindi questo è un altro tema che c'è. Un'altra serie, Romulus, seconda stagione, finalmente c'è la guerra per Roma, e quindi dopo la fondazione della città, Matteo Rovere e la sua squadra ci riportano alle origini di tutto. Da una serie come Romulus passiamo invece a un'altra serie completamente diversa, e William Kendridge, anche lui costretto nel suo studio durante il lockdown, realizza questo Self-Portrait as a Coffee Pot. Presentiamo le prime tre puntate, sono secondo me imperdibili. Ci sono dei dialoghi tra sé e sé, che in realtà è proprio tra Kendridge e Kendridge, proprio fisicamente,
e soprattutto possono passare quasi un paio d'ore in sua compagnia nel suo studio incredibile. Un'altra serie, credo sia l'ultima, è Sono Io. Quindi a cosa serve essere Posamen? Ok, quindi siamo in compagnia del personaggio che in questo momento più travolgente della comicità italiana contemporanea, e con lui, no? Tutti i suoi complici, i suoi amici, abbiamo bisogno di Posamen per andare avanti. Invece con Souvenir d'Italie facciamo un passo indietro con Lelio Luttazzi, nato con lo smoking, swing degli anni 50 e 60, materiale sontuoso di Rai, la televisione, diciamo, momento dell'epoca d'oro, una bellezza, un'eleganza, un bianco e nero assolutamente straordinario. Lelio Luttazzi è una passione di tanti, e molti tra questi tanti li riconoscerete, cioè hanno promesso di venire a trovarci per rendere omaggio a Lelio Luttazzi. Con questo chiudiamo per il momento, senz'altro, la sezione freestyle e andiamo a Grand Public. Allora, voglio dirvi che ci sarà un secret screening one shot, quindi una proiezione segreta, unica e sola. Non posso dire altro se non che una romantic comedy di un autore che non vi è certo sconosciuto. Basta. Colibrì e Fine per Tuna ne abbiamo già parlato, e allora A come Amsterdam. A come Amsterdam, David O. Russell, uno dei più grandi complotti della storia, un noir anni 30 con un cast incredibile: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Mike Myers, Robert De Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy. Insomma, è veramente un filmone, è un complotto con una trama che sicuramente gli appassionati di spy story sapranno maneggiare, diciamo, con una certa disinvoltura. È ispirato a un fatto vero, quindi il complotto è proprio vero. Astolfo, passiamo appunto dai cupi anni 30, peraltro fotografati da Emmanuel Lubezki, quindi il grande direttore della fotografia, di Malik, di Cuaron, di Barton, insomma è un film bello teso e cupo. E invece entriamo nel mondo garbato, fiabesco, di Giacomo Di Gregorio, che questa volta in compagnia di Stefania Sandrelli e dell'inseparabile Alfonso Sant'Agata non si muoverà a Roma, ma andrà fuori porta, perché viene sfrattato e quindi pensa di, non sa dove andare, pensa di recuperare il palazzotto di famiglia, dove però naturalmente ci sono già degli inquilini, e insomma succedono, no, tutta una serie di cose estremamente simpatiche. Bros è una commedia esilarante, una commedia romantica gay, la prima prodotta da un grande studio con un cast, principal cast, ma quasi tutto appartiene alla comunità LGBTQ. È imperdibile, io lo dico, era tantissimo che non ridevo così al cinema. Non occorre appartenere appunto a quella comunità per godere dell'intelligenza delle battute con cui vengono, pur rispettando tutti i canoni,
però fatte a pezzi di cliché romantici hollywoodiani. Butcher's Crossing è il secondo appuntamento con il western, è diretto da Gaby Polsky, che aveva vinto il premio anni fa qui a Roma, il premio del pubblico, insieme a un fratello. È tratto da un romanzo importante di John Williams, l'omonimo romanzo omonimo, e John Williams è l'autore anche forse più conosciuto per Stoner e per Augustus. Siamo in Colorado alla fine dell'Ottocento, c'è un neolaureato, non mi ricordo se Boston o Philadelphia in questo momento, che ha voglia di nuove esperienze. Allora, siccome la parola d'ordine è Go West, lui va la frontiera, incontra Nicolas Cage, che invece è un cacciatore ossessivo, malato, maniacale di bisonti. E quindi questo è un film che all'interno del West, visto oggi, devo dire, diventa una metafora incredibile, un film sullo sterminio. Poi ci risolleviamo un po' lo spirito con Era ora di Alessandro Ranadio, che appartiene a quel genere di commedia in cui il tempo gioca un ruolo fondamentale. Ricomincio da capo, no? È il titolo che viene subito alla mente, ma qui invece di tornare indietro, trovarsi sempre nello stesso giorno, il protagonista, appunto, Edoardo Leo, ha un problema che conosciamo bene, e cioè troppi impegni, sempre in ritardo, ha l'impressione che la vita corra troppo, se ne vada, e di fatto si ritrova a fare un salto di un anno, e quindi non capire, non sapere che cosa è successo nel frattempo. The Lost King, Stephen Frears, c'è un elemento UK, c'è un elemento regine in tutto il festival, questo è il re Riccardo III, è tutto vero, Riccardo III, i cui resti erano dati per dispersi, e che invece la tenacia di una giovane appassionata storica autodidatta ritrova, fa ritrovare, insomma, all'interno sotto un parcheggio. Un altro film che solo, come dire, l'eccentricità inglese, sia per la storia che anche poi per come viene raccontata, poteva far nascere. The Menu. Con The Menu invece andiamo in una black comedy culinaria. Ralph Fiennes è un inquietante chef di cucina concettuale. Il suo ristorante è in un'isola remota del Pacifico, bisogna abbandonare ogni cosa per sedere, per diventare uno dei suoi commensali, e naturalmente si crea un'atmosfera stregata, ma c'è qualcuno che poi riuscirà a distinguere l'incantesimo dalla realtà, un film pieno di sorprese. Mrs. Harris Goes to Paris e invece ci porta agli anni 50, è un libro che noto, che ha già avuto una serie, altri film e tutto, ma insomma il fascino di un vestito di Dior che diventa l'oggetto dei desideri di una vedova che si mantiene facendo le pulizie, no? Nelle case, appunto, delle ricche inglesi, lì incontra, vede nell'armadio questo vestito e cerca, deve possedere uno anche lei, e devo dire qualcosa che possiamo comprendere tutte. L'ombra di Caravaggio, è Michele Placido, che pensava a questo film da lungo tempo, e con la complicità di Riccardo Scamarcio, che è un interprete perfetto per un Caravaggio che sappia parlare, appunto, al nostro tempo, è riuscito a realizzare questo vero e proprio colossal. Accanto a
Scamarcio, c'è una figura che è diventato Placido, ed è un investigatore inquisitore interpretato da Louis Garrelli. Il principe di Roma, Marco Giandini, uno pensa, vedendo anche qualche immagine, insomma, a il Marchese del Grillo, al Conte Tacchia, no, qui il punto di partenza è il Canto di Natale di Dickens, ovviamente riambientato a Trastevere, e quindi poi con Giandini, ecco, prende un'atmosfera che conosciamo, diciamo, bene. Rapiniamo il Duce, Renato De Maria, siamo a Milano, aprile 45, la guerra sta per finire, Pietro Castellitto è il re del mercato nero e ha una soffiata, intercetta, pare che il famoso oro di Dongo in realtà si possa appunto rintracciare, e con un gruppo, con la sua fidanzata, che è una cantante di un gruppo che si chiama Cabiria, ed è Matilda De Angelis, e con un altro gruppo di personaggi, diciamo, sgangherati, decide di fare il colpo del secolo, il colpo più ambizioso, anzi, della storia. Renegold è il nuovo film di Fati Akin, ed è la storia vera, incredibile, una storia veramente di Xatar. Xatar è un rapper molto famoso in Germania, non solo, di origine curda irachena, che ha una storia, insomma, veramente drammatica all'inizio, ma che poi invece la musica riesce a, in qualche modo a cambiare. Comincia in Iraq nel 2010, torna in Germania, non resta che vederlo. La stranezza di Andò, Pirandello a Girgenti, non si chiamava ancora Agrigento, Pirandello è Tony Servillo, e la compagnia di filodrammatici amatoriali che incontra e che lo aiuterà ad uscire da una crisi creativa è capitanata da Ficarra e Picone, quindi un incontro piuttosto straordinario sotto tutti i punti di vista, sia nella vita di Pirandello che anche per noi davanti allo schermo, perché mettere insieme Ficarra, Picone e Tony Servillo non era facile, non era scontato. War, la guerra desiderata, un altro film italiano importante, Gianni Zanasi, è surreale, un film completamente surreale, pensato prima dello scenario di guerra su cui ci troviamo bene male tutti quanti. A causa di una rissa tra ragazzi, succede che l'Italia dichiara guerra alla Spagna e alla Francia. Protagonisti sono un allevatore di vongole, una psicologa, quindi Edoardo Leo, Miriam Leone, il fratello avviatore, un barista che sembra molto tranquillo, e Battiston, che invece poi si rivela un paranoico eccellente. Infine, What's Love Got to Do with It? È il nuovo film di Shekhar Kapoor, commedia romantica contemporanea, una variazione estremamente interessante, perché gli interrogativi sono un matrimonio d'amore o un matrimonio combinato, matrimonio interrazziale oppure all'interno della propria etnia,
Allora, Libby James e il suo vicino di casa in Pakistan, che si conoscono da quando erano piccoli, prendono appunto, no, delle strade diverse, ma che in qualche modo percorrono insieme. E quindi siamo un po' dalle parti di Richard Curtis, quindi Quattro matrimoni, cioè la classica commedia inglese, Working Title, e i musical indiani di Mirai. E con questo, al momento, chiudiamo Gran Pubblico. Sì, non tutti gli annunci vengono esauriti oggi, perché abbiamo l'intenzione di mantenere desta l'attenzione. No, anche perché lo volevamo nel pomeriggio liberarlo, ma c'è. Sì. Allora andrò abbastanza velocemente, avete una cartella stampa molto ricca, voglio solo citare, diciamo, alcuni titoli, Les années supérieures, Annie Ernaux, era la quinzaine di Cannes, Ci sarà, Cooler Climate, e l'abbiamo già detto, Kill Me If You Can di Alex, stiamo parlando di proiezioni speciali, di Alex Infascelli, è un documentario su un personaggio incredibile, è quello che è venuto nel 1969 un aereo della TUA. Abbiamo poi Cordon di Alice Tomassini, che invece è un viaggio al confine tra Ucraina e l'Ungheria, insieme a quattro donne, quattro volontarie, nel contesto appunto bellico. Ora tocca a noi, di Walter Veltroni, 40 anni di distanza dall'omicidio di Pio La Torre. Ci sono dei materiali straordinari. Ora tocca a noi, è la frase che l'autore disse a Emanuele Macaluso pochi giorni prima di essere ucciso. Polanski e Horowitz Hometown, un altro documentario straordinario in cui Roman Polanski torna con il suo amico d'infanzia, il grande fotografo surrealista Richard Horowitz, a Cracovia. Come sapete, Polanski riuscì a evitare la deportazione in un campo di concentramento, Horowitz invece ci andò e 5 anni fu salvato da Oscar Schindler. Sono stati poi vicini in casa, amici, compagni di scuola, e è imperdibile. Ritratto di Regina, un grande fotografo italiano, un grande ritrattista, Fabrizio Ferri, e invece qui con la complicità di Paola Calventi, che ha scritto questo libro, affronta i ritratti e i fotografi che si sono trovati al cospetto della regina Elisabetta II, The Queen, che è la donna più fotografata della storia. Rooms of War, come dice il titolo, è una indagine sulle regole della guerra. Umberto Eco, la Biblioteca del Mondo, ci trasporta appunto nel regno dei libri collezionati e consultati da Umberto Eco. Viaggine 310 ci porta invece alla Whirlpool, che non c'è più, che è stata chiusa, la Whirlpool di Napoli nel 2021, al presidio a cui si aggiunse Alessandro Siani, che per ragioni personali è molto vicino a tutti gli operai che hanno perso il loro lavoro e che verrà a sostenere sul tappeto rosso questo film. Abbiamo Good Morning Tel Aviv di Giovanna Gagliardo, dove Tel Aviv è come New York. Sul Best Of, che raccoglie appunto i film provenienti dagli altri festival internazionali.
Mazzonani, sto parlando con voi che sicuramente conoscerete già la maggior parte dei titoli visti a Cannes e visti a Berlino. Mi permetto di sottolineare All the Breathes, che era a Cannes, ha vinto il miglior Lloyd per il miglior documentario, è un documentario indiano e merita assolutamente un'ora e mezza del vostro tempo. Poi ci sono Les Amandiers, Bestas, Corsage, Coupé, L'Envol, L'Innocent, Klondike. Klondike invece probabilmente non l'avete visto, era a Sundance, ha vinto il premio per la regia, è il candidato dell'Ucraina all'Oscar. Masquerade era a Cannes, Rabie, Mamma contro George Bush, il titolo italiano era a Berlino, ha vinto due premi, migliore attrice, migliore sceneggiatura. Abbiamo poi La Palma d'Oro, Triangle of Sadness, abbiamo Boy from Heaven che ha vinto a Cannes la migliore sceneggiatura. Questi film quindi che voi conoscete si rivolgono ovviamente al pubblico e abbiamo tenuto a presentarli. Mi fermo. Scusate, sì, due cose sugli incontri che poi annunceremo invece in modo completo andando avanti, saranno oggetto di altri di comunicati che ci accompagneranno fino alla festa, però di paso doble voglio annunciare quello che riguarda il film d'apertura, il titolo è Stregati dal grande schermo e saranno con noi Veronesi e Francesco, Sandro Veronesi e Francesco Piccolo, due premi strega, uno è l'autore del libro e l'altro la sceneggiatura di Colibri e Francesca Chiucci. Absolute Beginners sono cinque gli autori che hanno accettato il nostro invito a parlare del primo film e sono Mario Martone, Paolo Virzì, Stephen Frears, Luc Besson e James Gray. James Gray, tra l'altro, sarà una collaborazione con Alice nella città, si vedrà ad Alice Armageddon Time che era a Cannes e James Gray appunto parteciperà a questo incontro su Little Odessa. Molto, molto rapidamente sulla storia del cinema, tutti i film dedicati alla storia del cinema saranno presentati alla Casa del Cinema, l'omaggio a James Ivory, quattro film, tra questi Mr. e Mrs. Bridge, un film straordinario con una coppia protagonista straordinaria, Woodward e Newman, tra l'altro nel film il personaggio di Mrs. Bridge giovane è interpretato da Melissa Newman, che poi ha avuto una carriera di attrice, di cantante, che sarà presente alla festa. Non potevamo non omaggiare Godard, stiamo lavorando su varie cose, ma già una cosa è sicura: presenteremo la versione restaurata di Infame Marie, che sarà introdotta da Michel Azanavicius, che ha realizzato un film su Godard, un biopic molto coraggioso e molto interessante. Poi ci sarà un omaggio a Marisa Paredes, con Tacchi a Spillo di Almodovar, recentemente restaurato da TF1, e quindi entriamo nel capitolo dei restauri. La Nata all'Arancia, ovviamente quest'anno omaggiamo Ugo Tognazzi,
a cui è dedicato anche il premio alla migliore commedia. È un premio a cui io tengo moltissimo, perché considero la commedia il genere più complesso, più straordinario e a cui sono più grato. Ecco, quando siamo disperati, credo che ognuno di noi ripensi almeno ad una scena di una commedia che, cinematografica, che ha adorato. Quindi mi sembrava logico che il nostro festival desse un premio alla migliore commedia. Saremo un festival, un grande festival, da cui almeno una commedia esce vincitrice, perché altrimenti succede questa cosa un po' strana, che alle commedie non si può dare mai un premio. Quindi omaggio a Ugo Tognazzi con L'Anna tra l'arancia, ma anche con uno dei film più importanti della carriera di Ugo Tognazzi, che è La grande buffata, di cui presenteremo una copia reintegrata di tutti i tagli. Poi, quando la festa finisce, saranno quasi 100 anni della marcia su Roma, e quindi mostriamo, grazie a Cineteca Nazionale, il restauro di un episodio interpretato da Alberto Sordi, che è dopoguerra 1920, e grazie all'Istituto Luce, il restauro di questo documento molto prezioso, che è un instant movie realizzato subito dopo la marcia su Roma, che si chiama A Noi. L'Istituto Luce sta restaurando il nitrato originale, quindi finalmente vedremo tutti i dettagli di quel film, che è un film abbastanza incredibile, perché comincia che il fascismo è una cosa e finisce che il fascismo è il partito dello Stato e si identifica totalmente nello Stato. È un documento veramente molto molto prezioso. Tra i restauri c'è Il lato dei bambini, un restauro a cui Gianni Amelio teneva moltissimo e che ha seguito come una cura. Io ero un bambino quando ho iniziato questo restauro, quindi sono contento che si sia concluso. E poi c'è un film che è considerato uno dei minori di Vittorio De Sica, in realtà è uno dei film più grandi di Vittorio De Sica, è considerato minore semplicemente perché fino ad oggi non era possibile vederlo in una versione decente. È La porta del cielo, un film incredibile, perché grazie alla porta del cielo tantissime persone sono salvate dalla deportazione, ed è un grande restauro di Cineteca Nazionale. Poi entriamo nel mondo dei documentari, e Argento Puro è un documentario sulla storia incredibile della Porta del Cielo. C'era una volta il cinema di Duro Scipioni è un documentario importante su questa sala unica. Claudia è un documentario francese su una delle interviste più importanti di tutta la storia delle interviste cinematografiche, quella di Moravia alla Cardinale, e ovviamente è una fiction, però a un certo punto la vera Claudia appare ed è una delizia. L'estate di Jolie, The Richard, è un documentario fantastico su uno dei più grandi successi della storia del cinema. Il film è La scogliera dei desideri di Losey, tratto da Tennessee Williams, con un cast straordinario, Elizabeth Taylor e Richard Burton. È un film realizzato in Sardegna, un film che fu immediatamente condannato, bollato, considerato un film orrendo. In realtà è un film molto molto importante, e il documentario di Sergio Menza lo ricostruisce in maniera molto puntuale, e quindi abbiamo la coppia del momento, la coppia più mediatizzata del momento, in un luogo sperduto della Sardegna. Insomma, è un documentario appassionante, come lo è I Magnifici Quattro della Risata, un grande specialista del documentario, Mario Canale, con materiali rarissimi. È il documentario su Benigni, Nuti, Troisi e Verdone, su quel momento in cui la commedia italiana cambia completamente. Poi due documentari molto curiosi, perché sono l'uno l'opposto dell'altro, raccontano la morte di Pasolini, ma da due punti di vista opposti. L'uno considera la morte di Pasolini quasi un'auto messa in scena di
Pasolini ed è Il sogno di una cosa, l'altro invece è un documentario che cerca in maniera molto, molto precisa i dati che ricostruiscono l'omicidio di Pasolini. Poi abbiamo un documentario importante su Steno, su uno dei più grandi e misconosciuti autori della commedia all'italiana, con tantissime voci, un documentario di Raffaele Rago che ricostruisce anche l'umanità di Steno. Poi abbiamo un piccolo omaggio di Luan Amelio ai grandi costumisti italiani, con una parte su Piero Tosi che vi commuoverà. Poi abbiamo un grande documentario di Fabrizio Corallo su uno dei personaggi femminili importanti della storia del cinema italiano internazionale, che è Virna Lisi. Credo che abbiamo detto abbastanza. Voglio ancora tre ringraziamenti. Voglio ringraziare Francesca Via. Noi siamo arrivati cinque mesi fa senza la sua intelligenza, passione e capacità di lavorare H24 7 giorni su 7 non saremmo qui. E poi voglio ringraziare Cristiana Caimi. Io la conoscevo e, come dire, sapevo che vedevo come un ufficio stampa di quei topi professionali, e non ho mai imparato così tanto da un ufficio stampa come lavorando con lei. Grazie Cristiana. Ringraziamenti del Presidente a Francesca e a Cristiana, e naturalmente vorrei ringraziare il comitato di selezione, Emanuela Martini, Enrico Magrelli, Nico Marzano, Giovanna Furumbi, Alberto Pezzotta, e grazie enorme a Rachel Greenwood, che è la mia assistente e che è stata veramente straordinaria in così poco tempo, e tutta la squadra della Fondazione. Le domande? Scusate, siamo stati lunghi, ma ci sono andate tante cose. Buongiorno, Alessandra Messaggiaro, volevo sapere se avete già composto la giuria, visto che è tornato il concorso, e quali sono già le prime adesioni del red carpet. Noi vogliamo sapere chi ci sarà sul red carpet e quali sono le star che hanno già confermato. Grazie. Allora, teniamo la giuria principale per del concorso per un annuncio successivo, però vi diciamo chi saranno i giurati dell'opera prima e della commedia. L'opera prima: Julie Bertuccelli, Roberto De Paolis e Daniela Michel. Per la commedia: Presidente Carlo Verdone, Marisa Paredes e Teresa Mannino. Sui talent vorremmo farvi qualche sorpresa. I film saranno il più possibile accompagnati compatibilmente con gli impegni produttivi, perché è un periodo in cui si lavora molto, non solo in Italia, non soltanto nel mondo. Siamo fortunatamente usciti dalla pandemia e quindi si lavora tanto. Il premio Gen Savary alla carriera non sarà l'unico, e saprete presto altre cose. Avete visto i film che arrivano, quindi potete qualcosa sapere. Francesco Gallo. Allora, una domanda di sopravvivenza: che tipo di prenotazione ci abbiamo? Abbiamo una prenotazione, questa è per noi fondamentale. Complimenti, perché 5 mesi, insomma, avete fatto un lavoro straordinario, quindi abbiamo paura il prossimo anno cosa accadrà. Anche dopo tutte queste scemenze, allora la domanda è: il cinema italiano, avete trovato tantissimo cinema italiano, e c'è stata quella piccola bomba che ha lanciato Barbera presentando Venezia. Volevo capire, siete d'accordo con lui su sulla qualità del cinema italiano o no? Grazie. Allora, per il sistema di biglietteria sarà lo stesso dell'anno scorso,
tranne che per la Casa del Cinema, dove l'ingresso sarà è gratuito e libero. Terremo naturalmente fino a un minuto prima della proiezione un buon numero di posti per gli accreditati. E poi tutti i cinema che partecipano alla festa, che sono tantissimi, avranno il loro sistema di biglietteria online. Ecco, il cinema italiano. Allora, io non so, tenete conto che Venezia chiude la selezione sui film italiani grosso modo a giugno. Noi abbiamo finito di vedere i film ieri sera. Quindi moltissimi dei film che abbiamo visto, Alberto Barbera e il suo comitato, non li avevano visti. Noi abbiamo l'impressione, adesso parlo per me, poi Paola, l'impressione è che lo stato di salute del cinema italiano sia ottimo, nel senso che mai il cinema italiano si è spinto in così tante diverse direzioni, mai è stato così plurale. E la selezione, secondo me, è un bellissimo esempio, no? Che va dallo sconosciuto film in concorso di un autore famoso all'estero, ma in Italia pochissimo noto, il piccolo straordinario film di Patierno, e poi Lilo, e poi Romulus, e poi anche dei film come Il Colibrì, o come Django, o come la serie Django, che nascono, o come Caravaggio, che nascono con un'aspirazione internazionale, che poi era anche, secondo me, una delle novità di Venezia, il fatto che il film L'immensità avesse come protagonista di una storia italiana Penelope Cruz, quindi una grande star europea e mondiale, segna una grande novità del cinema italiano. Cioè i produttori italiani cominciano a pensarla in grande, cominciano a pensarla all'internazionale, e quindi succede quello che è sempre successo. Ecco, io nella mia giovinezza ho sempre pensato che Noiré, Brialy fossero degli attori italiani, e penso che i francesi credessero che Mastroianni fosse un attore italiano, un attore francese, o Tognazzi, quindi ho l'impressione che stiamo vivendo un passaggio di scala. Poi probabilmente si produce troppo, nel mondo, però anche per questo vogliamo fare un incontro quotidiano con i professionisti per vedere come i professionisti vedono il presente e soprattutto come pensano al futuro. Non credo che si tratti di dire è tutto brutto, è tutto bello. Si tratta di dire stiamo vivendo un momento straordinario. Si può fare meglio, però siamo in un momento straordinario. Salve Caprara, La Stampa. Volevo chiedere due cose. Dunque, una che so essere la domanda detestata da qualunque direttore, cioè praticamente se si può in poche parole definire il profilo di questa festa, che è di nuovo cambiato, e quindi mi ricollego alla seconda cosa. Io vorrei ancora dei chiarimenti sulla scelta del concorso, e cioè appunto il concorso perché, che senso ha dopo appunto Cannes, Venezia e tutto quello che sappiamo. E poi ultima notazione, forse perché io appunto scrivo sulla Stampa, sento molto Torino Film Festival, mi spiego benissimo anche perché, avendo ascoltato la lista dei selezionatori, nel senso che ci sono molte opere prime, c'è una grossa attenzione alle opere prime, che è anche un terreno prediletto, diciamo, del Torino Film Festival. Quindi queste tre cose, grazie. Io non credo che i concorsi di Venezia, di Berlino, di Cannes e nemmeno di Torino possano esaurire appunto la necessità di scoprire degli autori, chiaramente in una scala diversa. Io penso che anche festival specializzati in opere prime, non credo che ci siamo trovati sugli stessi titoli.
il che è un ottimo segno, vuol dire che finalmente le nuove generazioni riescono a realizzare i propri film. Ci sono film per tutti, cioè senza pensare a nessun tipo di competizione, né con i festival super top che svolgono una funzione fondamentale, che hanno bisogno di prime mondiali, lo sappiamo, e né con i colleghi di altri festival come dire, si muovono magari nello stesso periodo, che cercano. Altrimenti perché produrre? Allora smettiamo di produrre, ma perché produrre tutto questo cinema in tutto il mondo se poi dopo tutti vogliamo l'esclusiva? Cioè, io ho preso dei film che sono in concorso ma che non sono in prima mondiale, che alcuni sono nel concorso di San Sebastian, altri si sono visti altrove, cioè c'è un problema di circolazione. C'è un problema di messa in evidenza, se no è inutile investire tutti questi soldi e poi partecipi a un festival e lo butti via il film. Allora, soprattutto se stiamo parlando di film non solo giovani, ma anche di autori poco noti. Io credo che non sia sufficiente solo produrre, forse allora dobbiamo chiederci perché tutto il mondo continua a produrre così tanto. Ma c'è anche un problema di circolazione, c'è un problema di distribuzione, e questa competizione francamente non l'ho trovata, non ho litigato con nessuno per avere un film di nessun genere, il che vuol dire che ce n'è per tutti. Ciao, sono Alessandra Magliano dell'ANSA. E Paola, sempre sul profilo, no? Mi collego anche alla domanda di Fulvia. Ci puoi dire qualcosa in più sulla scelta, mi sembra un po' radicale, di fare un film, un concorso, quello appunto il nuovo concorso, e tutto scouting, molto di nicchia, passami il termine, e poi invece altre sezioni che sono ovviamente anche più per il pubblico, come dice il titolo della sezione. E poi a proposito di linguaggi, mi è sembrato di notare tantissimi documentari. Volevo capire se è proprio un'abbondanza di offerta o una tua passione o un tuo filo, ecco. Allora, il concorso ha la funzione di mettere in rilievo dei film che altrimenti rischierebbero di non avere attenzione. È uno scouting rispetto innanzitutto al nostro mercato nazionale. Era impostata così dall'inizio, cioè c'è una sezione più grand public ed una sezione che, diciamo, è apparentemente di nicchia, cioè Vito La Dessa, che oggi avremo alla festa con il primo film di James Gray, con James Gray a presentarlo, sarebbe finito nel concorso ai suoi tempi. Quindi c'è bisogno, io credo, di fare uno scouting, e c'è bisogno anche che ci sia una sorta di incoraggiamento sia nel far vedere i film che nel premiarli. Questo è lo spirito di qualunque festival, e credo che sia uno spirito che dobbiamo assolutamente mantenere vivo, perché altrimenti diventa un catalogo in cui di offerte in cui è difficile poi orientarsi, viene anche a noia, no? Cioè, abbiamo un'esperienza anche sì, noi. Sì, ecco, voglio aggiungere che un festival è anche un'istituzione di ricerca, no? E lo fanno anche i grandissimi festival, lo fa Cannes, che a fianco della sezione di concorso, a fianco delle proiezioni speciali, ha poi delle sezioni che sono assolutamente di ricerca. Interne come può essere Sette Regalo, esterne come
la Canzone della Risa Te. E credo che questo, perché questo? Perché un festival deve rappresentare l'anima del cinema. E l'anima del cinema è tutto, è il cinema popolare ed è anche il cinema di ricerca. E a sua volta un festival deve ricercare le novità del cinema e farle emergere. Perché sennò poi i nuovi autori, quando li scopriamo? Vorrei però dire una cosa, perché bisogna anche poi vedere i film, ma ci sono dei film molto narrativi e nella loro dimensione molto da pubblico nel concorso, cioè non dovete pensare che sia un concorso soltanto di ricerca. Comunque il discorso di Absolute Beginners è la prova di quanto serve un concorso. I film primi che verranno a presentare autori che ormai hanno una carriera incredibile sarebbero, per me all'epoca, sarebbero stati nel concorso, e quindi io credo in questo, cioè nel fatto di continuare a incoraggiare. Se no tra un po' non avremo più nulla, cioè non avremo memoria, non avremo novità, non avremo. Allora, documentari, sì, c'è moltissima offerta documentaria, ma questo è normale perché alle televisioni, a parte il cinema documentario vero e proprio, abbiamo, insomma, di cinema documentario pochi titoli, no? Uno è The Breathless, l'altro è Il caso Padiglia, che è concorso. Però la produzione documentaria è enormemente aumentata, perché tradizionalmente erano le televisioni che proponevano questo, adesso si sono aggiunte le piattaforme. E perché? Perché c'è una grande domanda di documentari, e questo è il motivo per cui vengono investiti tanti soldi, altrimenti non ci sarebbero, e quindi di conseguenza ci troviamo con un'offerta importante. Domanda semplicissima che si fa sempre, ecco, il budget. Quanto costa questo festival, quanti soldi stanno per realizzare? Allora, questo festival costa, il festival dell'anno scorso è costato 5.683.000, il festival di quest'anno, il bilancio di quest'anno è di 6.373.000, quindi con un aumento di 690.000 euro. Parte di questo aumento è stato utilizzato anche per le attività estive, abbiamo esordito con la proiezione in via Veneto, poi abbiamo allestito 20 giorni di proiezione al Parco degli Acquedotti. Questo aumento di budget è stato reso possibile dai fondatori, dai soci fondatori, quindi Comune di Roma, Camera di Commercio, Regione Lazio e MIBAC, da un aumento degli sponsor e anche a un aumento stimato della biglietteria. Grazie, questa è l'ultima domanda. Tutto dall'altra parte, diciamo, sono Caterina Masullo, il parere dell'ingegnere. Dunque, una domanda generale: quest'anno abbiamo due grandi dirigenti su due cambiati, quindi presidente e direttore, quindi 100%. Allora, la domanda, se volete anche un po' naif, è quanto c'è stato di continuità, diciamo, rispetto alla gestione precedente, quanto di discontinuità? Un po' ce l'avete già detto con la in qualche modo con il programma, però insomma, se ci dite un po' di dietro le quinte, che pure, diciamo, ai giornalisti interessa, diciamo, il presidente porta gli stessi pantaloni della mostra di Venezia, quindi forse c'è un po' di continuità, è meglio questo. No, ma è molto chiaro. Allora, la continuità è la festa. Non mi piace chiamarla discontinuità, io non sono una persona conflittuale, credo che ci sia spazio per le idee di tutti, quindi io ho ritenuto di aggiungere, non in discontinuità, ma perché pensavo che si sentisse la mancanza, e si è sentita, perché questo a livello internazionale e nazionale tutti volevano concorso, quindi vuol dire che avevo ragione, scusatemi. Allora, l'idea di
anche enfatizzare la parte festiva attraverso un concorso, attraverso dei premi che corrono anche trasversalmente. Questo. Cristiano ci mandi a casa? Grazie. Grazie a tutti. Viva il cinema. No, bello. No, sì.